Ascolti, mi serve il tuo aiuto, ok? Siamo tutti coinvolti in questa storia. Tua sorella sa dell'esistenza di questo camper e adesso lo sta cercando. Avrebbe un'orda di 100.000 guerrieri. Mi è sembrato di capire che lei è un giornalista. Sta sui giornali, ha una buona notizia. Il problema è che non si capisce una mazza. Oh, ammiro la sua intraprendenza. Tua sorella, la donna che amavo. Il tenente Caseras. Stiamo parlando di un camper. Walt. Il nostro camper. Quello con un laboratorio di metanfetamina. Ammetta di essere la misteriosa donna senza volto che segretamente incontrava quel reporter. Adesso tocca a me. Me ne occupo io. Che cazzo stai facendo? Cazzo. No, anche mio, non solo tu. Oh, misericordia. Signor Flinger. Dica se vuoi. Accompagnami nella cripta per porgere i miei rispetti. Non c'è di che. Presto mio cognato aprirà le cosce e comincerà a generare. Ok, che vuol dire con esattezza? Sono drogato, si vede. Uè, parrucone, sparisci, va, qua ci fumiamo i cannoni, hai capito? Io ho un figlio, tu hai una figlia. Uniremo le casate. Guarda qui, non è opaco, non è sporco, non è Heisenberg, non è una big bubble. Stai cercando di fotterci, gas fringe. Per quale ragione? Tu me l'hai ucciso. Estingo appunto. Morte rapida. Il nostro vecchio Dennis adesso non cerca più di truffare le compagnie d'assicurazione. E io sarò lì, costretto a pulire cessi a Tijuana. Per sempre. Tutto questo è delizioso. È molto generoso da parte sua. Buono, eh? Grazie. Ucciderò tua moglie. Ucciderò tuo figlio. Un bellissimo gesto. Wow, grazie, signor Fring. È il mio dovere.